Trovate papà, per me è tutta Prata. L'appello disperato e i soccorritori di Francesco, il figlio di Domenico Manzo, il 69enne scomparso da casa venerdì sera. Questa mattina nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, alla periferia del piccolo centro alpino, avviate come ieri pomeriggio le operazioni di ricerca di Mimì, così come veniva affettuosamente chiamato da tutti in paese. In campo i carabinieri, i vigili del fuoco, due unità del TAS, personale specializzato in topografia applicata al soccorso, oltre all'unità cinofile del SAF, speleo alpino-fluviali. Presso il campo base presenti anche tanti volontari e le confraternite della Misericordia giunte sul posto con le ambulanze, setacciati stamani, anche pozzi e gallerie, scandagliati i corsi d'acqua. Il territorio battuto a tappeto anche dagli esperti della zona, come Natalino, amico fraterno di Domenico Manzo. Ma dello scomparso fino ad ora nessuna traccia. La speranza di ritrovare vivo Mimì è però più forte del maltempo e delle insidie del territorio. Francesco, tu hai detto anche ieri che papà non vi avrebbe mai lasciato il soli, a te e No, tua sorella. per nessuna ragione al mondo. Non ci faceva mancare niente, 4 anni non ha lavorato, andava dappertutto per farci mangiare. Aveva smesso anche di fumare, quindi per nessuna ragione al mondo ci avrebbe mandato. Di recente come stava d'umore? Avete Se parlato? Cosa diceva? un po' giù, tornava a casa la sera, stava vicino al camino. Allontanamento quando c'è stato? Venerdì sera. Venerdì sera, sì, l'8 gennaio verso le 10. Stava a casa con te? Sì, stavamo E dei poi cosa è vicini. accaduto? Che lui che ha detto? Ha detto che usciva per Sì, andare io in vado un attimo a servizio. fumare la sigaretta. Ci vediamo fra E poco. non si sono avute più notizie. No, no. Da quando è che è scattato l'allarme? Quando è che ti sei preoccupato e hai capito che c'era qualcosa che non andava? Dopo un'ora che non tornava più, ho detto ragazzi, andiamo tutti a cercarlo. Vuoi fare un appello a papà, magari, insomma, stai Se solo. lo trovate, se lo vedete per la zona, se ci potete aiutare, lo fate per tutto Prata, non solo per me, per tutto Prata, per Noi. tutta la comunità di Prata. Questa è una zona che solo io posso conoscere bene, perché sono dalla zona, me la faccio quasi tutti gli anni per i funghi, eccetera, vari. Ho visto tutti dei pozzi e tutti questi casolari abbandonati, ma assolutamente niente. Lei conosce Domenico da una vita? Come? Siamo cresciuti quasi insieme, si può dire. Ci abbiamo pochi anni di differenza, 3-4 anni di differenza. Lui ha 4 anni più di me, ma purtroppo eravamo troppi Riesce a darsi amici. una spiegazione? Può essere un allontanamento volontario, un incidente, cosa secondo lei? Si sospettano tante cose. Purtroppo, noi stiamo facendo tutto il possibile di ritrovarlo, però si è allontanato senza nessuna notizia. Più Però di questo. conoscendolo di recente aveva visto Non, come stava. no, assolutamente è un bravissimo ragazzo, per l'amore di Dio, e poi era un ragazzo che ai figli era difficilissimo di abbandonare.